Dicevo che sono veramente felice di tornare qui a leggere per non dimenticare, grazie ad Anna Benedetti, straordinaria come sempre, e sono molto felice di essere qui per parlare di un libro che ho scritto insieme a Paolo Ricca, come è stato detto, che ha trattato la parte teologica di questo comandamento, io la parte storica. Sono particolarmente felice di essere qui con Gabriella Turnaturi, che si è occupata dello stesso argomento, non solo di questo, ma anche dell'adulterio, dei tradimenti. Se ne è occupata anche nell'ultimo libro, in modo secondo me molto spiritoso e divertente, che è sociologa e che quindi vede la cosa da un punto di vista diverso dal mio e che mi sembra che si integri, spero che insomma che i nostri due discorsi si integreranno in un modo soddisfacente, ecco, per voi. Allora, comincio io perché, essendo quella che ha fatto la parte storica, è logico che io dica quello che ho fatto e poi lei parla del presente. Quello che a me sembra, io non vi voglio stare a raccontare tutto il mio libro, che è inutile, ma vi dico le cose fondamentali, quello che mi è sembrato fondamentale. Beh, la prima cosa da dire è che il comandamento, quello che nella traduzione italiana dell'Esodo, come sapete, i comandamenti sono contenuti nell'Esodo, è il settimo comandamento, è non commettere adulterio, ma non è una traduzione esatta, perché nella Bibbia dei 70 in greco l'espressione era memoikeuseis, il verbo usato era moikeuo. E traslitterato poi in latino c'è questo verbo che diventa un verbo strano perché non moicaveris, quindi praticamente non è un vero latino, è solo traslitterazione dal greco, ma l'importante è che la moicheia non coincide con il nostro adulterio, per due ragioni. Perché è molto più ampio dell'adulterio nel senso tecnico al quale noi siamo abituati a pensare quando pensiamo all'adulterio, come reato, quale è stato fino al 1969. Perché non è tradimento della fede coniugale, è qualunque rapporto coniugale al di fuori del matrimonio ottenuto però da una donna. Così come poi vedremo anche l'adulterio, perché la cosa impressionante è che fino al 1969 l'adulterio è stato solo femminile. Quindi ecco, è la traduzione, volevo chiarire, però vedete, al di là di questa differenza, c'è appunto una cosa che rimane costante da allora. Ripeto, io non mi occupo della parte biblica, di quello si è occupato naturalmente Ricca, io mi sono occupata dei Greci e dei Romani, e nel mondo greco e nel mondo romano già l'adulterio, questa cosa, la moicheia che noi traduciamo adulterio, è un comportamento che è illecito. Illecito ancora prima che nasca il diritto, socialmente illecito e poi giuridicamente perseguito, solo femminile. Perché la doppia morale, la famosa doppia morale, che io, siccome sono ottimista, dico è esistita fino a pochi anni fa, ma forse esiste ancora in parte, e comunque in altre parti del mondo esiste certamente, beh, è nata molto, molto tempo fa. Io vorrei dire che, ecco, di questo non parlo nel libro, ma mi sembra che valga la pena dire una cosa, che si trova prima proprio la dimostrazione evidente della nascita della doppia morale, la troviamo nella fonte nella quale si trova tutto, cioè Omero. Se voi pensate al rapporto fra Ulisse e Penelope, voi vedete immediatamente il diverso criterio di rispondibilità. I diversi diritti e doveri che esistono all'interno di un matrimonio, in quel caso un matrimonio, fra il marito e la moglie. Allora voi, inutile che io vi stia a raccontare la storia, la sapete benissimo, la storia di Penelope, che poverina nei 20 anni di assenza del marito si destreggia bene o male, con più o meno successo, tra ben 108 pretendenti. Vorrei far notare che sono 108 giovani, belli, ricchi e potenti, quindi fra 108 forse uno decente ci sarà stato. E infatti c'era uno che le piaceva un po' di più. Ma Penelope, la moglie modello, che cosa fa? Per 20 anni rimane fedele a Ulisse. Ulisse nel frattempo, la cosa interessante è che sono i due modelli, marito e moglie, del comportamento perfetto, no? Del marito e della moglie, mentre Penelope fa il suo dovere,
Ulisse cosa fa? Fa anche lui il suo dovere, perché lui parla sempre di questa moglie come la moglie perfetta, la moglie migliore, quella dalla quale vuole tornare. Per la verità lui più che altro dice che vuole tornare a Itaca, però anche a Penelope naturalmente. Però questo marito perfetto, nel corso dei 10 anni di navigazione da Troia fino a Itaca, se vogliamo prendere alla lettera Omero, dei 10 anni ne passa 8 con delle signore molto attraenti, perché passa 7 anni con Calipso. Quando noi incontriamo per la prima volta, sapete benissimo tutti questa storia, è inutile che ve la racconti, vero? No, però la cosa interessante è questa, che quando, e sono divertenti anche le traduzioni, perché quando troviamo per la prima volta Ulisse nell'Odissea, lo troviamo nell'isola di Calipso, che piange disperatamente su uno scoglio, e le traduzioni dicono che piange perché non gli piaceva la ninfa e voleva tornare a Itaca. In realtà nel testo greco c'è una parola, ucheti, non gli piaceva più la ninfa, ma non viene mai tradotto, quell'ucheti non viene mai tradotto. È stato lì 7 anni con questa signora, e questo non lo dico io, né lo dice Omero, ma lo dicono i commentatori, ha certamente avuto dei figli da questa ninfa bellissima, bellissima, dolce, che gli promette l'immortalità. Lui dice no, devo tornare a Itaca, ma insomma, lui ha avuto una relazione extraconiugale molto lunga, dalla quale sono nati, non si sa, i commentatori sono incerti sul numero dei figli, però tutti sono sicuri che ci sono dei figli. Non c'è mai nelle fonti antiche una parola di rimprovero né di sorpresa sul fatto che mentre Penelope tesse la tela, la disfa di notte, eccetera, eccetera, lui si accompagni con questa ninfa per tanti anni. E l'altro episodio che non va dimenticato è quello con Circe, perché in genere non ci si pensa tanto, ma se si rilegge attentamente l'episodio, lui quando arriva da Circe, che ha trasformato gli uomini in porci, passa la notte con lei, vabbè, non vi sto a raccontare tutta la storia, ma dopo la prima notte passata con lei, la mattina le chiede di ritrasformare in uomini i suoi compagni prigionieri, e lei acconsente, ma gli dice, ma perché te ne vai, perché non resti qui? E allora lui convince i suoi compagni a restare tutti nell'isola di Circe, pur sapendo che lei era una maga che aveva trasformato, liberissimo di partire, e resta un anno, e quando parte non perché, ma perché i compagni gli dicono, ma insomma ti sei dimenticato di Itaca, eccetera, eccetera, eccetera. Di nuovo da questa signora con la quale si accompagna ha un figlio, Telegono. E quindi, come vedete, ecco, la doppia morale è chiarissima. Dalla prima fonte occidentale noi scopriamo che le mogli sono tenute alla fedeltà e gli uomini, pur essendo i migliori mariti del mondo, come Ulisse, e amando moltissimo la moglie, perché la scena dell'incontro con Penelope è una delle scene più commoventi di tutta l'Odissea, veramente molto bella, possono tuttavia avere delle relazioni. Questa cosa viene poi tradotta in legge, e la prima legge ateniese, che è del 621-620 a.C., È una legge che vieta l'omicidio, è la legge che segna il passaggio dal mondo della vendetta al mondo del diritto, ma contiene una norma molto interessante. E dice che chiunque sorprende un moikos, vedete la parola di cui vi parlavo prima, il verbo moikeo e il termine moikos, presso la moglie, la madre, la figlia, la sorella, o la concubina che tiene per avere figli liberi, cioè la concubina di stato libero, può uccidere il complice, il moikos, impunemente. La legge stabilisce che da quel momento in poi l'omicidio è un crimine, tranne nel caso di un uomo che sorprenda in casa l'amante, diciamo, quindi vedete che la moicheia non è solo l'adulterio, perché anche l'amante della figlia, della sorella, della madre vedova sono moicoi, e garantisce l'assoluta impunità a questi. Allora, a questi. E tra l'altro una cosa divertente che
è che il testo greco dice che è consentita l'uccisione, si chiama phonos dikaios, omicidio legittimo, del moikos sorpreso. L'espressione greca presso la moglie è epidamarti, epipallachè, presso la concubina, che vuol dire presso. Però ogni tanto dovete sapere che gli accademici sono singolari e si divertono, lo fanno sul serio, avanzano delle teorie molto singolari. Qualche anno fa c'è stato un grecista, bravo tra l'altro, che ha sostenuto che epi vuole dire presso, ma vuol dire anche sopra. E allora lui ha detto che poteva essere ucciso impunemente solo l'uomo sorpreso, non nel momento in cui aveva un rapporto sessuale con una di queste donne, ma solo se, per usare un'espressione molto nota, veniva sorpreso nella posizione del missionario. Se no, non poteva essere ucciso. E c'è stato un dibattito che è durato alcuni mesi, estremamente divertente. Ovviamente, qualunque amante, chiamiamolo amante, poteva essere ucciso impunemente. Ma perché è importante questa legge? È importante questa legge perché, ecco, io poi cercherò adesso di riassumere, mi sono un po' dilungata su Omero, ma adesso cerco di riassumere perché poi semmai ne discutiamo dopo di altre cose. Beh, cioè non mi voglio fermare su tutte le leggi greche e romane che puniscono l'adulterio. Mi limito a dire che l'adulterio femminile è punito sia in Grecia che a Roma. La donna può essere punita anche con la morte. A Roma, Augusto stabilisce che la pena non sarà più la morte, ma sarà la relegatio in insulam, cioè la reclusione su un'isola a vita. La famosa figlia Giulia viene relegata a vita sull'isola di Ventotene, che oggi chiamiamo Ventotene. Ma attenzione, gli imperatori cristiani, i figli poi di Costantino, Costanza e Costante, stabiliscono di nuovo la pena di morte. Quindi l'adulterio femminile è un crimine perseguito molto severamente, addirittura Costanza e Costante prevedono che l'adultera possa essere punita con la famosa pena del sacco, che era la pena più terribile che veniva prevista per il parricida, crudelissima. In Grecia, ugualmente, pena di morte. E questa disparità di trattamento, cioè il fatto che l'adulterio femminile è un crimine e quello maschile non lo è, arriva fino al nostro codice penale Rocco, fatto nel 1930, come sapete, modificato, ma tuttora, diciamo, il nostro codice è ancora il codice Rocco con molte modifiche, che all'articolo 559 puniva l'adulterio, solo se femminile, con la reclusione fino a un anno o due se si trattava di relazione adulterina. Cosa interessante era che ancora si richiedeva che venissero sorpresi in flagrante. Si richiedeva ancora la flagranza, sì. Io sono abbastanza vecchia per ricordarmi una storia molto divertente di una famosa attrice che si chiamava Elsa Martinelli, che tra l'altro c'è ancora, e si può dire perché era su tutti i giornali, che era sposato con un nobile e aveva una relazione con un famoso fotografo di moda, il quale arrivò con la polizia per sorprenderla in flagrante, ma per sfortuna del marito abitavano al sesto o settimo piano, per cui si accorsero che la polizia stava arrivando e quando arrivò la polizia alle 4 di notte stavano seduti a tavola mangiando qualcosa e non era flagranza. Quindi questo ancora ci voleva la flagranza. Mentre l'articolo 560 del codice penale, che era quello successivo, puniva il marito solo nel caso tenesse una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove, con la reclusione fino a un anno. Quindi vedete che queste differenze nate nella società omerica e poi codificate dal diritto attraverso millenni sono arrivate fino al 1969, cioè fino a ieri praticamente. Così come è arrivato fino a ieri, anzi ancora più vicino a noi, fino al 1981, l'omicidio per causa d'onore. Quella legge di Dracone di cui vi parlavo, che è del 621 a.C.,
che stabiliva l'impunità per chi uccideva il morcoso sorpreso in flagranza, in casa, si richiedeva anche che fosse sorpreso in casa, venne poi copiata tale quale da Augusto. Quindi poi quando rimase in vigore per tutto il diritto romano, l'epoca del diritto romano, e quando il diritto romano ricominciò a essere studiato a Bologna, nelle varie università nell'undicesimo secolo, si riprese lo studio soprattutto e in materia di diritto criminale, il principio che era stato stabilito dalla vecchia legge di Dracone, dalla legge di Augusto, venne continuamente ribadito, e i giuristi di tutti i secoli successivi ripetono che l'amante può essere ucciso impunemente dal marito se sorpreso in flagranza, citando le leggi di Dracone e di Solone. Quindi pensate che impressionante continuità, con una differenza che Giustiniano fa una cosa molto divertente. Giustiniano, voi lo sapete, il grande legislatore, no, dei suoi primi decenni del VI secolo, decide di, come dire, di attutire questa, di alleggerire la situazione, e dice che può essere ucciso l'amante sorpreso, e anche la moglie può essere uccisa, se il marito ha mandato prima 3 diffide all'amante dicendogli che non deve frequentare sua moglie. E lì devo dire che c'è un'altra cosa divertente, ed è che i giuristi medievali si divertono moltissimo a questa cosa, perché è abbastanza ridicola, e allora inventano dei formulari, fingono di mettere a disposizione dei mariti, nei quali, cosa interessante, l'amante si chiamava Tristano De Bravi e il marito si chiama Martino Cornutus, perché o De Cornigliano a seconda dei casi, perché vedete dove nasce questa parola, ecco, questa anche qua ci associava anche la lunga durata anche di certi termini. E la cosa, altra cosa interessante è che proprio nella mia università a Milano abbiamo un famoso fondo, no? Un fondo senato, il fondo le sentenze del senato milanese, siamo nel 600-700 e ci sono raccolte tutte le sentenze anche in materia di omicidio per causa d'onore, e si leggono delle cose impressionanti, e le cose sono queste, che i mariti nessuno denunciava la propria moglie per adulterio, né denunciava il complice della moglie. E si legge che non lo facevano perché sennò venivano sbeffeggiati. E a un certo punto c'è uno dei giuristi che dice: preferivano cornua in pectore tenersi le corna nel petto, cioè tenerle dentro, che essere sbeffeggiati. Io trovo impressionantissime queste sentenze, perché sono, vedete, veramente questa lunga durata delle mentalità che non cambiano. Va bene, per farla breve, salto al 1981, quando finalmente, attraverso, ci sono delle modifiche nel codice Zanardelli, nei primi codici, ma si arriva al codice Rocco con ancora l'omicidio per causa d'onore, che era un omicidio, un altro tipo di omicidio, la pena era dai 3 a 7 anni, niente. E chi di voi ha visto il famoso film con Marcello Mastroianni sa benissimo, ecco, come andava a finire. Fu abrogato questo articolo solamente nel 1981. Però io vi devo dire che, con mia grande sorpresa, ma neanche tanta, per anni dopo l'81 e fino a tempi recenti, 5-6 anni fa, ho trovato delle sentenze nelle quali al marito che aveva ucciso l'amante della moglie o la moglie, a seconda dei casi, per causa d'onore, si concedevano le attenuanti per di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale. Quindi pensate ancora, ecco, a che punto è difficile veramente cambiare le mentalità, perché io insisto sempre, quando parlo dei greci e dei romani, una delle mie fissazioni è di dire: non è vero che tutto è uguale, tutto è cambiato, i romani e i greci sono diversi da noi,
Una volta si diceva sempre che non cambia niente, che tutto è uguale, che tutto è, cioè, tutto è nato in Grecia, va bene, ma invece no, i greci e i romani erano molto diversi da noi, erano diversissimi antropologicamente proprio. Ma al di là delle fratture e delle diversità ci sono questi fili di continuità nelle mentalità che poi si traducono in discriminazioni pesantissime, in questo caso a livello giuridico. Ecco, io credo che, non ho cercato di non entrare troppo nei particolari, ma quello che ho cercato di fare in questo libro è stato mettere in luce tutta questa storia. E arrivando quindi alla modernità, al 1981, e facendomi poi anche delle domande sul presente, ma io sul presente non ero e non sono in grado di rispondere, perché appunto io faccio la storica anche di periodi molto antichi, ma noi abbiamo la sociologa, quindi adesso le cedo la parola. Grazie.